Alcamo, giovane di 18 anni, ruba un portafogli da un negozio e viene arrestato dai carabinieri. Messina Denaro un anno fa moriva all'Aquila, il boss castelvetranese non si fermano alle indagini degli inquirenti. Marsala, riunione ieri di consiglio comunale, approvati 10 debiti fuori bilancio. Mazzara interrogazione al consigliere Foggia sul trasloco a Siracusa di Blue Sea Land. Agricoltura, settore sempre più in crisi, dopo il meno 50% del 2023 quest'anno, il ulteriore calo del 25% della produzione. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Un anno fa, il 25 settembre del 2023, moriva all'ospedale dell'Aquila l'ex boss castelvetranese Matteo Messina Denaro a causa di un tumore al colon che gli era stato diagnosticato durante la latitanza e che lo aveva portato anche alla clinica La Maddalena di Palermo, dove venne arrestato dai carabinieri della ROS il 16 gennaio del 2023. Dopo l'arresto, Messina Denaro venne trasferito nel carcere abruzzese, ma a causa dell'aggravamento delle sue condizioni venne portato in ospedale, dove è poi deceduto nella notte tra il 24 e il 25 settembre di un anno fa. Un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri di Alcamo per furto. Il servizio. Un diciottenne di nazionalità straniera è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alcamo con le accuse di furto, lesioni personali e danneggiamento. Il giovane è accusato del furto di un portafoglio che si trovava esposto nella vetrina di un'attività commerciale. Il diciottenne inoltre, per scappare, ha colpito i proprietari del negozio che si erano accorti di quanto stava accadendo e ha danneggiato anche una vetrata. I militari sono intervenuti in seguito alla chiamata dei titolari dell'attività commerciale. Pochi minuti dopo il furto, il ragazzo è stato rintracciato nel centro cittadino e tratto in arresto. Il portafoglio è stato restituito ai negozianti. A seguito del rito direttissimo, il ragazzo è stato sottoposto all'obbligo di dimora nel comune alcamese. I carabinieri di Cianciana, assieme al personale della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ieri hanno eseguito un controllo ad un venditore ambulante di prodotti ittici. A esito dei controlli sono state riscontrate violazioni della normativa in materia di tracciabilità. Per queste violazioni il venditore ambulante è stato multato con 1.500 euro e il contestuale sequestro di circa 30 kg di prodotti ittici. Nel corso della stagione estiva, che ha visto un notevole aumento del traffico passeggeri presso l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, i finanzieri del comando provinciale di Palermo assieme ai funzionari delle agenzie e delle dogane hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell'illecita circolazione di valuta. Secondo la normativa, il passeggero è tenuto alla presentazione di una dichiarazione qualora trasporti valuta per importi pari a superiori a 10.000 euro. Gli interventi eseguiti nel corso del periodo estivo hanno consentito di controllare 30 passeggeri principalmente di nazionalità estera intenti a trasferire capitali, omettendo di dichiararli per un controvalore complessivo pari a 400.000 euro. Continuano gli sbarchi a Lampedusa. A bordo di 4 imbarcazioni sono giunti sull'isola 208 migranti giunti dalla Libia. I migranti sono stati poi portati all'hotspot dell'isola, dove al momento sono presenti 331 extracomunitari. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
Benvenuti al TG Vallo News. Incontro nei giorni scorsi tra una rappresentanza del Comune di Mazara e la consigliera del Comune di Torino Tiziana Ciampolini, appositamente delegata dal sindaco di Torino Stefano Lorusso. Per l'amministrazione comunale mazzarese erano presenti gli assessori Casale, Giacalone e Abbagnato, insieme al presidente del Consiglio Comunale di Liberti e i consiglieri comunali Galluffo e D'Alfio. È stato un incontro molto significativo, ha sottolineato l'assessore Casale, dedicato allo scambio di idee e conoscenze su pratiche partecipative e innovative di amministrazione condivisa, che ha visto l'avvio di una collaborazione tra il nostro comune e quello di Torino. Parliamo adesso del Consiglio Comunale di Marsala. Nel corso della seduta che si è tenuta ieri pomeriggio sono stati approvati alcuni debiti fuori bilancio. Si torna in aula anche oggi il servizio. È tornato a riunirsi ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala con 16 consiglieri presenti. L'Assemblea Civica Lillibetana ha proseguito con la trattazione delle delibere riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Approvati 10 atti, successivamente è stata aperta la discussione sul piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima previsto dal patto dei sindaci dell'Unione Europea per il raggiungimento degli obiettivi comunitari in campo energetico-ambientale. Sul punto è intervenuto l'assessore Marchese, che ha la delega all'ambiente. È aperto il dibattito, sono intervenuti alcuni consiglieri comunali. Conclusi gli interventi, è preso atto che la commissione urbanistica sarà ancora impegnata ad approfondire il punto in discussione. Il presidente Suriano ha chiuso la seduta, aggiornando i lavori a questo pomeriggio con inizio alle ore 17. E parliamo adesso di Blue Sea Land, lo abbiamo detto in più occasioni, quest'anno è presente all'Expo sulla pesca e agricoltura di Siracusa. Il consigliere comunale di Mazara, Francesco Foggia, torna a chiedere la Blue Sea Land a Mazara. Mi chiedo come sia possibile che un evento di tale portata, che coinvolge nella sua connotazione turistica e culturale la nostra città, possa essere perso di vista, se non programmato per la sua realizzazione nei tempi giusti. Sono molti gli interrogativi, cosa non abbia permesso la realizzazione a Mazara dell'evento, se ancora una volta sia mancata una comunicazione non funzionale tra le parti che avrebbero dovuto alimentare il Blue Sea Land ideato dal dottore Giovanni Tumbiolo. Il Blue Sea Land del dottore Tumbiolo, prosegue ancora Foggia, viveva lo splendore della sua caratterizzazione, permettendo di coniugare il dialogo interreligioso con la varietà della cultura mediterranea, oltrepassando ogni forma di barriera linguistica, religiosa e economica, unendo nella concordia e nell'alleanza popoli e tradizioni. Dobbiamo rassegnarci quest'anno a perdere il ricordo del suo ideatore, nella speranza, conclude Foggia, che Blue Sea Land possa ritornare nella propria sede di origine. L'onorevole Giuseppe Bica è stato nominato componente della quinta commissione legislativa permanente cultura, formazione e lavoro dell'ARS. Bica subentra l'onorevole Giuseppa Savarino, recentemente nominata assessora regionale al territorio e ambiente. Accolgo questa nomina con grande entusiasmo e senso di responsabilità, ha dichiarato Bica. Il deputato regionale ha espresso la sua gratitudine verso la Savarino per il lavoro svolto e ha assicurato il suo impegno nel portare avanti le istanze del territorio nei settori di competenza della Commissione. Inceneritori in Sicilia, Schifani non sfrutti i poteri commissariali per bypassare il Parlamento, lo dichiarano i componenti 5 Stelle della Commissione Ambiente dell'ARS, José Marano, Cristina Ciminisi e Adriana Varrica, a conclusione dell'audizione di oggi sul piano rifiuti. Il Governo, scrivono i tre deputati, sta tirando dritto per la sua strada su una questione fondamentale come quella degli inceneritori, senza curarsi praticamente di nessuno.
Per quanto ci riguarda, continuano i tre deputati e ribadiamo il nostro no agli inceneritori, che non è un no ideologico, ma supportato da migliaia di pagine di letteratura scientifica che mettono in evidenza il loro grande impatto ambientale, ma soprattutto la contraddizione rispetto agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni entro il 2030. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. L'Associazione I Guardiani del Territorio manifesta profonda preoccupazione per la grave emergenza che sta travolgendo il comparto vitivinicolo. Nel 2023 l'infezione di peronospora ha provocato un calo della produzione vinicola del 50%. La situazione è ulteriormente peggiorata nel 2024 a causa della siccità che ha ridotto la produzione di un ulteriore 25%, portando la perdita complessiva in due anni al 65% della produzione annuale media. Anche le cantine sociali stanno affrontando gravi difficoltà finanziarie. Di fronte a una crisi senza precedenti, i guardiani esprimono la loro forte preoccupazione per l'assenza di risposte concrete da parte del governo regionale e nazionale, così come delle principali organizzazioni sindacali, e chiedono con forza un'azione istituzionale urgente per salvare il settore vitivinicolo. Tra le principali richieste avanzate dall'Associazione figurano la distribuzione immediata dei fondi disponibili per compensare i danni provocati da peronospora e siccità e lo stanziamento di risorse straordinarie per sostenere le aziende vitivinicole nel 2024. Archeologia subacquea Tussica, la seconda rassegna del mare promossa dalla Fondazione Sebastiano Tusa. Sentiamo. Si conclude oggi la rassegna del mare intitolata Sebastiano Tusa con un bilancio assolutamente positivo, perché abbiamo avuto una grande partecipazione del pubblico, degli ustici, dei nostri partecipanti, conferenzieri, invitati, ma anche degli sportivi, perché addirittura molti sono venuti per partecipare alle attività sportive che si sono svolte tutte le mattine. Ricordiamo che si è fatto diving, free diving, mermaiding, canottaggio, ma anche visite, passeggiate, trekking alla scoperta del villaggio preistorico e anche di meravigliosi itinerari dell'isola. I pomeriggi sono stati tutti concentrati su tre argomenti principali, sull'archeologia e sul suo futuro nell'isola di Ustica, ma anche un futuro, diciamo, generale, perché vogliamo guardare oltre, vogliamo far sì che ci sia un messaggio condiviso. E quindi con la presenza di grandi archeologi, studiosi che sono venuti un po' da tutto il mondo, soprattutto appunto dall'Europa, ma anche abbiamo parlato di ambiente, ambiente marino, paesaggio marino, lo abbiamo fatto anche lì con biologi, con personaggi che vogliono studiare le motivazioni e trovare anche le soluzioni all'aspetto del dissesto climatico. E ancora la terza giornata è stata dedicata alla carta di Ustica, questo documento che vuole partire da Ustica, vuole essere un messaggio, un monito per tutelare l'ambiente, per coinvolgere cittadini e istituzioni nello sviluppo culturale sostenibile di quest'isola, ma di tutte le isole che in questi microcosmi coltivano e presentano un patrimonio culturale ricchissimo.
Un protocollo è stato firmato ieri presso i locali della Questura di Trapani con l'obiettivo della prevenzione delle dipendenze patologiche e più in generale della devianza. In tale contesto, la firma del protocollo ha segnato la creazione di una vasta rete istituzionale che prevederà la realizzazione di una serie di incontri formativi rivolti sia alla popolazione scolastica sia a persone in carico all'ufficio di esecuzione penale esterna. Il protocollo è stato firmato tra gli altri dal Questore dal sindaco Tranchide ed ancora dal direttore generale dell'ASP Croce, dall'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, dal direttore dell'ufficio esecuzioni penali esterne di Trapani, Rosanna Provenzano, ente promotore dell'iniziativa. E con questa nota è tutto, vi lascio i programmi in onda sui nostri canali, grazie per averci seguito, arrivederci.